Aumentano in tutta Italia gli studenti positivi al Covid, le preoccupazioni dei presidi per la crescita del numero di classi in DAD, corsa ai vaccini per il Green Pass. Il Premier Draghi ad Atene, avanti con la transizione ecologica, occorre accelerare per combattere i danni sempre più drammatici del cambiamento climatico. Continua lo scontro a distanza tra i familiari per l'affidamento del piccolo Eitan, il nonno si difende in TV, intanto emergono nuovi dettagli sul sequestro del bambino. Crisi diplomatica in Francia, dopo l'esclusione dell'alleanza anticinese, sfumato il contratto sui sommergibili, Parigi richiama i suoi ambasciatori da Stati Uniti e Australia. Oggi alla base aerea di Rivolto le celebrazioni per il 60° anniversario delle frecce tricolori, con il presidente Mattarella l'abbraccio dell'Italia ad un simbolo del nostro paese nel mondo. Buongiorno dal TG2. Crescono i casi di contagio nelle scuole. Fra le proposte per frenare l'aumento, limitare l'isolamento ai contatti molto stretti. Dal monitoraggio settimanale, l'Italia è il paese europeo con minore diffusione del virus, ma gli esperti avvertono attenzione alle varianti. E restano diversi nodi da sciogliere sull'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati. Laura Squizzato, poi Laura Corsi.